Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo del mondo confindustriale che ogni settimana vi tiene compagnia e vi propone un tema di attualità. Oggi parliamo di una tematica molto molto interessante, estremamente innovativa, possiamo definirla così. Parliamo di start impresa, che è un modo per dare forma alle idee, un contest per giovani imprenditori, però in realtà è un percorso giunto ormai alla decima edizione e capiremo come sorge, quali sono i vincitori, quali sono le idee più interessanti in tal senso. E passo quindi immediatamente a presentare gli ospiti. In collegamento abbiamo Daniela Aiello, che è un'aspirante imprenditrice nell'ambito della moda e vincitrice di Start Impresa decima edizione. Buonasera. Buonasera. Ancora in collegamento Cristiano Fino, vicepresidente della sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie. In studio abbiamo Paolo Campana, che è vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara, referente di Start Impresa. Buonasera. E iniziamo subito qui dallo studio chiedendo al referente ingegner Campana quali sono gli estremi di questo interessante contest, che cos'è in termini di numeri, quando nasce e perché. Prego. Grazie. Start Impresa accompagna giovani e meno giovani in un percorso che ha come obiettivo la formazione di un imprenditore e la creazione di un'impresa. Impresa che vuol dire creare benessere per tutti, ed è questa una cosa che dobbiamo non dimenticare in un paese dove spesso la cultura anti-impresa è prevalente. Start Impresa è un ottimo strumento con cui Confindustria alleva dei giovani talenti e noi in questi 10 anni ne abbiamo affiancati tantissimi, a cui abbiamo cercato di dare competenze, abbiamo cercato di far capire come noi lavoriamo, qual è il saper fare e quale deve essere il saper essere di un imprenditore. Inoltre mi fa piacere ricordare che Start Impresa ci ha anche insegnato che il successo di un progetto o più in generale di un'iniziativa imprenditoriale è spesso legato ad un bilancio equidistante tra sensibilità e gestione intelligente dei vari componenti. Ed è proprio quello che noi abbiamo cercato di fare in Start Impresa, in cui non è necessario enfatizzare la posizione del leader che guida il progetto e neanche quella dei partecipanti. Noi riteniamo di aver raggiunto questo obiettivo in Start Impresa proprio in un equilibrio veramente perfetto. E direi che aggiungo che Confindustria, con il suo networking di competenze che a vero titolo hanno contribuito al successo di Start Impresa, ha in qualche modo dato vita a un sistema ed un progetto che possiamo considerare una metafora del ruolo che la nostra associazione intende giocare attraverso i grandi temi che attendono la nostra regione e il nostro paese. E sicuramente uno di questi grandi temi è quello dell'imprenditoria giovanile. Vengo ai numeri di cui lei mi ha parlato. Ne darò pochissimi. Allora, Start Impresa è composta da 6 moduli operativi, 5 webinar, 30 ore complessive di attività live. Naturalmente le materie che abbiamo toccato sono tantissime, finanza, economia, amministrazione delle aziende, internazionalizzazioni, web marketing, marketing strategico e così via. E tutte sono state estremamente utili ai nostri ragazzi. E abbiamo avuto 30 iscritti, 11 progetti di business plan presentati e 5 finalisti che abbiamo premiato il 12 febbraio ultimo scorso. Mi piace ricordare che in questi 10 anni più di 130 progetti presentati a Start Impresa sono diventate iniziative imprenditoriali.
Perfetto, vado dal vicepresidente fino in collegamento. Con queste premesse descritte dall'ingegner Campana, qual è il bagaglio in uscita dei fortunati partecipanti ai vostri percorsi di formazione? E, insomma, come si avvantaggiano per una carriera di successo da imprenditori? Prego, Fino. Grazie. Sì, diciamo che il percorso formativo è molto variegato. Come ha già accennato prima l'ingegner Campana, è suddiviso in moduli che abbracciano ciascuno delle tematiche particolari. Diciamo che dalla penultima edizione abbiamo voluto puntare maggiormente su quello che è cuore della presentazione della propria idea innovativa, ovvero la preparazione del business plan. Quindi diciamo tutti i moduli formativi, chi in un modo, chi in un altro, concorrono alla creazione, all'arricchimento in corso d'opera del business plan. Gli obiettivi formativi sono molteplici, perché si parte inizialmente dalla parte economica, che è quella che naturalmente serve per poter creare le basi, no? Le basi imprenditoriali su cui costruire appunto la propria attività di startup, e per poi andare oltre in tutte quelle attività diciamo concorrenti che poi sfociano in maniera anche abbastanza sostenuta in quella che è tutta la parte comunicativa. Durante le 10 edizioni di Start Impresa noi abbiamo osservato che il grande handicap che hanno tutti gli aspiranti imprenditori, insomma tutti coloro che vogliono aprire un'attività in cui creare e gestire una propria idea innovativa, diciamo peccano proprio in quello che è la comunicazione. La comunicazione è fondamentale. Noi abbiamo cercato, soprattutto in queste ultime 2 edizioni, di dare un impulso maggiore a questa attività formativa, anche con delle esercitazioni direttamente con gli studenti, quindi approfittando anche del fatto che quest'anno siamo stati impegnati, causa pandemia, in attività di formazione online, quindi tramite software di e-learning, abbiamo effettuato delle vere e proprie esercitazioni per tutto ciò che riguarda appunto il public speaking, i pitch e tutto il mondo che concerne la creazione di anche un'immagine, no, relativa alla propria idea. Quindi diciamo che in buona sostanza gli obiettivi formativi possono essere raccolti in questi 5 moduli. I destinatari di questa attività formativa sostanzialmente sono, diciamo, tutti, perché basta avere la maggior età, quindi basta avere 18 anni per poter partecipare a Start Impresa. Quindi anche qualche giovane virgulto potrebbe tecnicamente affacciarsi a questa opportunità. Infatti abbiamo avuto in passato anche partecipanti molto giovani. E non ci sono limiti di età in alto, cioè nel senso che è un corso sostanzialmente aperto a tutti, anche perché vogliamo dare l'opportunità anche a tutti coloro che magari sono fuoriusciti da delle esperienze lavorative, anche da dipendenti, e che non riescono a ricollocarsi nel mondo del lavoro, e quindi anche a loro vogliamo dare l'opportunità di potersi, insomma, in qualche modo formare e cercare di trovare un nuovo sbocco lavorativo appunto nelle attività imprenditoriali relative a prodotti innovativi. Bene, si parlava di imprenditori quantomeno in fase di avvicinamento a quella che successivamente diventerà la sua dimensione. Quindi a questo punto direi di sentire Daniela Aiello, che è in collegamento, per chiedere come è maturata, insomma, la sua volontà di fare l'imprenditrice, qual è il suo percorso umano, insomma. Daniela, a te la parola. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e grazie per l'opportunità di parlare del progetto Design D. Il mio percorso nasce con appunto la mia nascita e crescita in Germania, all'estero, dove mi sono diplomata in arte. Mi sono successivamente trasferita in Italia e ho iniziato il mio percorso lavorativo nel settore dei trasporti e poi nell'automotive,
mi sono occupata di gestione d'acquisto e di supply chain. È stato un percorso in costante crescita che mi ha insegnato l'attenzione verso il prodotto, l'attenzione anche verso il networking sia nazionale che internazionale e infine anche il coinvolgimento che è appunto necessario per creare un valore raggiunto. Nel 2009 mi sono trasferita in Abruzzo, terra di origine di mia madre, e da allora appunto ho deciso di restare su questo territorio e mi sono dedicata alla mia passione, la moda. Mi sono iscritta a un corso di formazione di fashion design e di modellistica di alta sartoria presso la NAMI di Pescara e durante questo percorso formativo, anche grazie alle competenze che mi sono state trasmesse, ho potuto maturare questo desiderio di intraprendere un percorso da imprenditrice appunto nella moda e soprattutto nella moda sostenibile. Vivere qui in Abruzzo mi ha insegnato quanto è bello vivere a contatto con la natura, quanto effettivamente abbiamo qui la possibilità di essere a contatto a 360 gradi appunto con la natura. Io voglio con il mio lavoro dare un contributo reale appunto a salvaguardare la natura e anche a creare benessere per me, la mia famiglia e per la collettività. Penso che sia necessario in questo momento assolutamente dare una forza in modo diretta e presente a un cambiamento che è già in atto, un cambiamento che è necessario per la salvaguardia del nostro pianeta. Il settore moda purtroppo in questo momento è un settore fortemente coinvolto nell'inquinamento. Io voglio appunto contrastare questo. Penso che attività imprenditoriali come quelle che promuove Design D possono effettivamente creare un futuro diverso e per questo noi ci impegniamo. Bene, io ho una curiosità. Com'è stato il passaggio, il trasferimento dalla Germania in Abruzzo? Un flash. Sincero, Attraverso la Lombardia, è stato attraverso la Lombardia molto bello. eh? Quindi un'esperienza positiva, mi fa molto Sì, piacere. assolutamente. Bene, dopo questo contributo prezioso di Daniela Aiello, passerei la linea un attimo alla regia, così ci vediamo un brevissimo contributo, un contributo che è un servizio fondamentalmente che questa emittente Rete 8 ha dedicato alla cerimonia di premiazione con la dichiarazione di Paolo De Grandis, che è il presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Prego. Tante idee per l'imprenditoria del domani, dunque, costretta a rimodularsi sui nuovi scenari disegnati dalla pandemia, come dichiarato anche da Paolo De Grandis, presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. I giovani hanno, ecco, quella visione in più sotto l'aspetto della tecnologia, della digitalizzazione, che rappresenta il fattore chiave sicuramente da cavalcare in questo periodo. Oggi la digitalizzazione ci permette di lavorare a distanza, di studiare da casa e quindi non possiamo più prescindere da questa tecnologia. Perfetto, abbiamo ascoltato De Grandis che fa riferimento al fatto, no, di questo collegamento, questa sinergia stretta per quanto concerne i giovani e la tecnologia. Chiedo a Campana, da questo punto di vista, quali sono le caratteristiche principali da evidenziare per quanto concerne appunto questo bellissimo progetto che è anche una scommessa, diciamo così. Sottolinei in maniera molto concisa anche in un ambiente come, in un contesto, pardon, come questo che stiamo vivendo, pandemico, come si configura Start Impresa? Bene, le caratteristiche irrinunciabili, diciamo, di Start Impresa sono molte, però secondo me due prevalgono su tutte. Allora, una è l'analisi degli aspetti economici, di sostenibilità economica del progetto, e l'altro è la trasmissione dei valori dell'impresa e dell'imprenditorialità. Allora, per quanto riguarda il primo punto, è evidente che un progetto che non ha di successo deve avere le gambe per camminare, come si suol dire. E quindi tutto il percorso di Start Impresa è stato impostato per creare, come era stato già accennato in precedenza, un business plan, cioè una prospezione operativa nel tempo dei valori del progetto,
in maniera tale da dare a questi ragazzi e non ragazzi che hanno partecipato al corso gli strumenti per poter capire se il loro progetto è un castello di carta oppure è una cosa solida. E quello che abbiamo voluto evitare è che il castello di carta evidentemente crollasse creando delusione e uno stato d'animo non positivo nelle persone. Per quanto riguarda invece il secondo punto, noi cerchiamo di trasmettere, come dicevo prima, i valori dell'imprenditorialità. Che cos'è un imprenditore? L'imprenditore è una persona che fa innovazione, è una persona che corre dei rischi, è una persona che decide. Quindi innovare, rischiare, decidere sono le tre caratteristiche di un imprenditore. E quello che abbiamo cercato di trasmettere anche qui è un equilibrio ragionevole tra queste tre caratteristiche, in maniera tale che se tutte e tre vengono equilibratamente rese possibili, probabilmente, ripeto, probabilmente l'iniziativa imprenditoriale potrebbe avere o potrà avere successo. Naturalmente con il contributo di altre due caratteristiche fondamentali: l'aspetto organizzativo, perché è sicuro che l'imprenditore affronterà o dovrà affrontare nel suo percorso di lavoro aspetti legati alla programmazione, all'organizzazione, alla pianificazione e così via. E poi l'aspetto legato al valore sociale dell'impresa. L'impresa è un qualche cosa che vale perché se crea ricchezza e vale se crea posti di lavoro. E naturalmente creando posti di lavoro crea anche benessere e atteggiamenti positivi nelle persone che lavorano, nelle quali possono addirittura influenzare il territorio in cui vivono da questo punto di vista. Questo per rispondere alla prima parte della sua domanda. Relativamente alla seconda parte della sua domanda, cioè delle novità che ci ha costretto o ci ha aiutato, direi, a introdurre la pandemia, evidentemente noi trovandoci in una situazione in cui non avremmo più in nessun modo potuto fare il corso in presenza per ovvi motivi, ci siamo dovuti rivolgere alla tecnologia e quindi abbiamo predisposto una piattaforma di learning che si è rivelata molto positiva dal nostro punto di vista. E in questa piattaforma di learning è stato possibile ovviamente depositare non solo le lezioni che abbiamo fatto, che i vari docenti hanno fatto live, ma anche tutta una serie di documenti, esercitazioni e quant'altro, che hanno avuto il vantaggio di poter essere continuamente visionati dai ragazzi, per cui a differenza di quello che succede in una lezione in presenza, in cui una volta finito il corso o uno si ricorda che cosa ha fatto oppure non ha più modo di visionarlo, e invece in questa situazione la cosa è stata possibile vederla, rivederla, rimuginarci sopra e così via. Questa piattaforma, che direi è stato un esempio di vera resilienza per la nostra associazione, è stato anche un moltiplicatore di innovazione, perché abbiamo potuto garantire la sicurezza nell'interlocuzione tra i docenti e i discenti, perché abbiamo potuto depositare, come dicevo prima, una grande mole di documentazione e perché anche abbiamo potuto allargare il nostro raggio d'azione non solo al nostro territorio, ma anche ad altri territori, tant'è che alcune persone che hanno partecipato vengono da altre regioni italiane, tra quali una delle finaliste del sistema. Bene, la ringrazio, ingegner Campana. Io andrei adesso a sentire un attimo il vicepresidente Fino entrare nel merito di quelle considerazioni che faceva prima Campana. Fino, questa edizione, leggo testualmente per non trascurare nulla, ha avuto 5 finalisti, un vincitore e 2 menzioni speciali. Ci racconti un attimo l'evoluzione. Anzitutto vorrei dire che noi abbiamo avuto ben 11 progetti, quindi ben 11 business plan presentati in finale. Naturalmente non tutti potevano
arrivare alla finalissima, quindi abbiamo dovuto fare una selezione. Quindi già questo per noi è stato un grande motivo di orgoglio e soddisfazione, perché su 30 partecipanti averne più di un terzo giunti, diciamo, all'obiettivo finale è stato sicuramente un ottimo risultato. E di questi 11 progetti la maggior parte, se non tutti, erano veramente di grande qualità e di ottimo valore, soprattutto in virtù di quanto confrontato con l'esperienza dell'anno precedente. Quindi ci tengo a sottolineare che tutti i progetti erano validi, poi naturalmente qualcuno deve andare in finale, quindi anche se a malincuore si è costretti a fare delle selezioni. Per quello che riguarda i progetti finalisti, sono stati molto, molto eterogenei. E quindi abbiamo spaziato da un progetto innovativo nell'ambito del benessere animale, anzi nello specifico un supporto che si chiama Progetto Fido di Riccardo Bozzi, che praticamente è una sorta di macchinario che serve per fare la fisioterapia ai cani, quindi la riabilitazione ai cani. Quindi insomma un progetto molto innovativo, anche molto particolare, in un settore che non è molto, molto ricettivo per quello che riguarda l'innovazione. Poi abbiamo avuto il progetto di Daniela, che poi ha vinto, un progetto anch'esso molto innovativo e molto interessante, che da subito ci ha colpito fin dalla sua prima presentazione in fase di iscrizione. Il progetto di Daniela, che poi naturalmente ci descriverà lei meglio, visto che ne è la autrice e fautrice, è un progetto molto interessante nell'ambito del settore della moda, che unisce caratteristiche innovative a strumenti tecnologici direi abbastanza inusuali in un settore come quello della moda, appunto. E poi non è mancato un progetto in ambito turistico, nell'ambito del turismo esperienziale, il progetto Giveaway di Edoardo Buccella, che nasce dall'idea di integrare le risorse del territorio con la ricettività turistica e nello specifico in un progetto appunto di turismo esperienziale. Anch'esso molto, molto interessante, perché anch'esso mischiava artigianato e territorio a elementi tecnologici, come quello dello sviluppo di una piattaforma per appunto favorire l'incrocio domanda-offerta di questo albergo diffuso che lui voleva realizzare. Poi abbiamo avuto il progetto relativo al make-up, il progetto YouUp di questa ragazza toscana. Mi riaggancio a quanto detto dall'ingegner Campana, che diceva che appunto la nuova modalità digitale ci ha permesso di far partecipare al nostro contest anche persone al di fuori della regione. Anch'esso molto interessante, molto ben presentato, insieme al progetto di Daniela, anch'esso ci impressionò molto fin dall'inizio, fin dalla prima presentazione. Progetto che poi ha ricevuto anche una menzione d'onore e il premio della Secretary Service SRL, ovvero sia 6 mesi di segretariato virtuale. Quindi diciamo è stato uno dei tre, fra virgolette, premiati finali insieme a Daniela. Ultimo, ma non da meno, che ha avuto anch'esso una menzione speciale, quindi il premio di Confindustria, è stato quello di Marco Laurenti, che è un progetto sostanzialmente di blockchain applicato all'editoria. Il progetto si chiama Crypto RVST, che potremmo chiamarlo Crypto Rivista. Lui ha voluto togliere tutte le vocali perché ha detto che così era più bello, era più incisivo come nome, siamo sicuramente d'accordo con lui. Anch'esso veramente un progetto molto interessante, perché abbina la tecnologia blockchain e le tecniche di criptoanalisi per la validazione delle news all'interno di un portale online. Questo appunto per favorire la lotta alle fake news e dare una certificazione garantita della produzione di notizie in ambito web. Sicuramente un'attività che in futuro avrà degli sbocchi molto, molto positivi e molto diffusi, perché è un tema che attualmente
è molto caldo. La diffusione delle fake news è ormai capillare, e quindi mettere a punto un sistema che permetta di certificare le notizie e al tempo stesso evitare che vengano diffuse in maniera errata, sicuramente sarà molto utile nell'ambito della comunicazione del futuro. Assolutamente, vicepresidente. Tutti i business plan erano stati sviluppati molto bene, sì. Mi piacerebbe che adesso Daniela diciamo ci parlasse del suo progetto. Assolutamente, perché, insomma, sì, stavo cedendo a lei la parola perché siamo in conclusione, quindi merita insomma una spiegazione da parte di Daniela Aiello il progetto in questione e soprattutto come ha vissuto questa esperienza. Prego. Grazie. Allora, il progetto Design di Fashion Lab è un progetto di commercializzazione di abbigliamento femminile sostenibile e personalizzabile on demand di alta moda, appunto. Quello che noi vogliamo fare è unire la bellezza alla salvaguardia del pianeta, offrendo un prodotto che sia realmente sostenibile, quindi creato da materie prime, quindi da fibre naturali, che sono poi anche rigenerabili, quindi che possiamo rigenizzare alla fine di tutto il processo. Questo è fondamentale per noi perché appunto noi vogliamo promuovere un'economia circolare. Andremo a promuovere il nostro prodotto attraverso l'e-commerce. Quindi andremo ad offrire un servizio B2B e B2C, andremo a offrire al retail un servizio che potranno offrire alla propria utenza in più, che è appunto quello della personalizzazione dei capi, in modo tale che possiamo anche ritrovare un acquisto felice attraverso appunto queste personalizzazioni fantastiche che vediamo nell'alta moda. Il nostro prodotto è appunto è un prodotto che sarà interamente prodotto con filiera italiana, e questo è molto importante anche per il nostro Made in Italy. Andremo con un team locale, quindi a valorizzare tutte le competenze che noi abbiamo qui su questo territorio, ad offrire un prodotto che realmente possa anche rispondere alle esigenze anche dei più giovani. Vediamo che per esempio i millennials vogliono effettivamente acquistare capi personalizzati, e questo per noi è un grande spunto su quale chiaramente abbiamo basato le nostre riflessioni per poter creare questo progetto di impresa. I nostri obiettivi futuri sono quelli di appunto lanciare il prodotto con una collezione primavera estate 2022. Vogliamo implementare successivamente una tracciabilità del prodotto attraverso l'utilizzo innovativo della blockchain, anche per salvaguardare appunto il Made in Italy, e implementare infine tutto questo con l'upcycling, proprio per poter reintrodurre questo prodotto all'interno del mercato e creare un reale valore aggiunto. Speriamo presto di presentare il nostro prodotto sul mercato. Invece, per quanto riguarda la seconda domanda, quindi il mio percorso all'interno di Start Impresa 2020... Molto allora, velocemente, Daniela, che stiamo finendo il nostro tempo. Molto velocemente. È stato un percorso di formazione eccellente, e ringrazio i miei compagni di corso, hanno fatto dei percorsi bellissimi anche loro, un grande in bocca al lupo, grazie ai docenti per la professionalità e la disponibilità. Tanti auguri per la tua futura attività, Daniela Aiello. Io vi annuncio adesso gli appuntamenti organizzati per i manager. Martedì 16 febbraio abbiamo un webinar Strategia UE Cyber Security alle ore 15 a cura della delegazione di Confindustria a Bruxelles. L'indirizzo mail di riferimento è economia@confindustriachp.it. Io ovviamente non posso che ringraziare i telespettatori per averci seguito, i nostri ospiti Aiello, Fino e Campana. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.